prima volta che quel nome risuonò fra noi, non fu paura, ma stupore. Chi era questo Giusuì? Non l'abbiamo mai saputo. Sapevamo solo che era il nostro fantasma personale. In questi racconti si trova un narrare di tipo poetico, è un modo di raccontare che ha molto dell'oralità. Il bello di questo libro è, bisogna leggerlo a voce alta, cioè bisogna proprio raccontarlo un altro, cioè proprio il gusto della narrazione. Quando arrivò, nessuno si ricorda quando la Valtellina cambiò il paese. Faceva la mercantina e portava la verdura di casa in casa, ma non la verdura di oggi. I pomodori nascono già in scatola e l'insalata cresce in batteria. La Valtellina s'alzava che neanche il gallo c'era, e andava per fossi e non trovava solo radicchi di campagna, ma anche l'erbina per fare i decotti e le piante per gli impiastri. E la mattina, quando spingeva il carretto a tre ruote, che nessuno aveva mai capito come la Valtellina potesse pedalare e mandare avanti quel triciclo stracolmo di roba. Partimmo. Saggio e forte l'amico mio, maestro di vita. Era ancora notte e io, ligio, vestito, attendevo seduto sul letto ad aspettare la chiamata, cogliendo l'occasione di riflettere sulla mia vita. Verso le 10 bussò alla porta. Niente paura, il lieve ritardo lo recuperiamo tutto. Pec, uova, formaggio, furono companatico del mio severo maestro, che risoluto indi si alzò. La salita all'eremo sarà ardua, ma noi soli lassù incontreremo noi stessi.